Gigi Carra, direttore generale Orizzonti, insomma, in questi giorni in particolare le classifiche si tingono di rosso-blu. Sei soddisfatto? Ma sì, diciamo che stiamo raggiungendo il progetto che avevamo, no? Di cui avevamo già parlato, che eravamo consci di poterci arrivare. Anche a livello societario abbiamo fatto il cambiamento che era già detto, era già dettato, non c'è niente, non c'è novità, nel senso che avevamo detto che si cercava la persona per poter, no, gestire una presidenza, perché mi sembrava corretto e per dare più spazio a me a fare, diciamo, quello che mi piace fare nel calcio, cioè stare vicino nei campi, stare vicino ai ragazzi, specialmente far crescere il settore giovanile. Poi, quest'anno, con la fortuna di aver avuto Maurizio Schincaglia, che ha accettato di affiancarci a noi e lavorare, chiaramente si lavora con un professionista serio, una persona stupenda, una bella persona, prima ancora di parlare di calcio e di tecnico, no? Che quello non lo si discute, perché ha una carriera indiscutibile. Però proprio come persona credo che ci siamo trovati bene subito e si sta facendo un gran bel lavoro, e questo è bello, indipendentemente dai risultati, che sono molto importanti, che però non li darei come prioritari. Cioè, mi interessa di più lo stile e il tipo di crescita che possiamo avere in ogni squadra, che deve essere più o meno modulata con una stessa sintonia, cioè dobbiamo crescere insieme e tutti in un certo modo e cambiare un po' l'atteggiamento, che è quello che stiamo lavorando. Non è facile, perché magari noi diamo anche degli input che sono un pochettino difficili da seguire, però pensiamo che questa sia la strada. È ovvio che è un lavoro continuo, ecco. In effetti penso che chi ha potuto notare Maurizio come si è mosso in questo primo mese e mezzo, cioè non ha mollato il campo mai, insomma. Quindi è una persona di campo, che è quello che cercavamo, perché è bello fare scuola, è bello fare cattedra, ma bisogna mordere l'erba, insomma, ecco, per far crescere i ragazzini, che poi è la cosa più bella, insomma, ecco. Penso che questo possa essere anche un motivo, un traino per far amare i colori della squadra a tutta la società. Beh, qui diciamo che col territorio abbiamo qualche problemino, che non mi fa tanto dormire di notte, perché pensavo fosse più facile. Non so, dobbiamo ancora. La gente che è vicina a noi deve ancora crescere, nel senso che non c'è più il campanile, non bisogna più pensare a un campanile, perché se pensiamo al campanile, oggi il calcio non riusciamo più a farlo, un calcio di un certo livello. Io questa. Diciamo che queste situazioni qui le avevo già gestite prima, ero molto convinto, sono sempre stato convinto di questo, l'abbiamo realizzato, però in effetti vedo un pochettino è difficile trainare questo tipo di mentalità, no? Perché quando ci chiamavamo SR Villareggese, quando c'era l'US Cigliano, c'era il divario, però la gente veniva di più. Oggi si chiama Orizzonti, ma è l'unione di tutto questo, quindi non vedo il perché non debba esserci questo amore, no, per questi colori. Oltretutto, con l'inserimento anche del Real Canavese, quindi Caluso, Tonengo, la zona, diciamo, al di là della Dora, che sembra che questa Dora sia una cosa invalicabile, no? Quasi come scalare la montagna, però è un piccolo fiume, insomma, no? Poi però chi la scavalla, come si dice, poi si trova benissimo, a quanto Ma sì, pare. nella vita bisogna avere la fortuna di provare e poi avere anche la voglia di provare, no? E provare cose diverse. Noi direi che su questo non mi sento di dire che siamo dei pionieri, però qualcosina abbiamo fatto e lo stiamo continuando a fare. In tutto questo direi che l'unica cosa che veramente ci crea sempre molta ansia è la situazione finanziaria, che penso sia difficile per tutte le società di calcio. Ne abbiamo la dimostrazione, ci dispiace anche perché è difficile mantenere questi obiettivi, però io credo che se tutti si cresce con questo stile, anche la situazione finanziaria deve cambiare, cioè bisogna adattarsi al momento, ecco, questo è un po'.
Sì, in effetti nel Canavese obiettivamente lo dicono proprio i risultati della domenica per quello che riguarda l'eccellenza, perché sono le prime squadre che poi dettano un po' quello che è il quadro della situazione delle rispettive società. Effettivamente in Canavese c'è un problema che si evidenzia, forse c'è meno nel Verbano Cusio-Ossola, dove le società hanno obiettivamente più risorse. Sì, in effetti noi qui è una zona molto pesante, da questo punto di vista è difficile da gestire. In effetti, come dicevi giustamente tu, la parte Verbania, quella zona di là, è un pochettino più, insomma, un po' più strutturata, ecco, diciamo così, o c'è qualcuno che riesce a strutturarla un po' meglio di noi. Noi queste difficoltà le riscontriamo. Però devo dire una cosa, cioè, visto i tanti anni passati nel calcio, proprio dedicati con tanta passione, perché noi siamo un gruppo che è appassionato di questo sport e ne facciamo una ragione, io direi che si può ancora crescere. Cioè, l'eccellenza, sì, l'eccellenza è una bellissima categoria, pesante da mantenere a livello finanziario, però deve anche dare alla società un certo orgoglio, una certa situazione. Cioè, se il ragazzino viene qui e vede che davanti ci sono questi sacrifici, per poter portare il bambino a giocare in una condizione diversa, ma una condizione proprio, come diceva Maurizio Schincaglia, di crescita diversa, perché si arriva lì, ecco. Con niente a togliere a chi fa una categoria inferiore, perché tanto di cappello l'ho fatta per una vita, quindi non parla uno che ha fatto il calcio, che è nato imparato, siamo partiti da zero, siamo saliti, siamo riusciti a mantenere, anche grazie a certi sforzi di qualche sponsor che ci sta vicino da tanti anni, con tutte le difficoltà del mondo, però il nostro obiettivo non è crescere solo nei risultati, l'obiettivo è di crescere come società, che è diverso, cioè come impostazione, come public relation, no? Come marketing, che sono cose che ci mancano, che non riusciamo ancora a costruire. Ecco, è un po' il fatto che io non ho fatto un passo indietro non facendo più il presidente, ho fatto un passo in avanti perché riesco magari a strutturare, a dare più un aiuto a queste situazioni che invece prima mancavano, no? E sono ancora mancanti oggi, poco per volta le porteremo al giusto livello, speriamo, insomma.